Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova pillola di Stretching Mobility. Oggi andremo a vedere una delle sequenze per migliorare la nostra spaccata frontale. Siete pronti? Spero di sì, ma prima di iniziare vi ricordo il codice sconto che potete utilizzare sul sito di BeGood che è Stretch20, quindi mi raccomando, come sempre, approfittatene. Allora, partiamo con il nostro stretching per migliorare la nostra spaccata frontale. Ci tengo a ricordarvi che prima di tutto non saranno solo questa serie di esercizi a potervi aiutare a migliorare, ma tanta passione, dedizione e pazienza e costanza. Cercate di fare veramente questi esercizi tutti i giorni se volete migliorare sulla vostra flessibilità per raggiungere la spaccata frontale, ma anche quella laterale in realtà. Allora, partiamo. I nostri piedi sono aperti tanto quanto le nostre anche. Appoggiamo, scendiamo giù, appoggiamo le mani qua dalle tibie, piego le gambe. Inspiro, espiro, stendo, allineo la colonna, inspiro, espiro. Andiamo a fare prima un riscaldamento generale. Appoggiamo le mani a terra, puntiamo le dita e alterniamo le gambe andando in mezza punta, destra e sinistra. Se riusciamo, appoggiamo anche i palmi. Ok, piego le gambe, apriamo leggermente i piedi, animo l'accosciata e ristendiamo le gambe. Piego, inspiro, espiro, stendo, in, es, inspiro, espiro, rimango fermi. Tengo. Ok, divarichiamo un po' di più i piedi, quindi aperti tanto quanto le nostre spalle. Ora inspiro, appoggio le mani avanti, espiro, infilo. In, es. Ok, rimaniamo qua, quindi al massimo, nostre possibilità, tengo. Ok, lentamente scendiamo giù. Ok, adesso è arrivato il momento. Divarichiamo. Senza esagerare in realtà, quindi se siete così come me adesso sul tappetino, portate i piedi verso gli angoli del vostro tappetino. Ok, in modo così da avere un'ampiezza non troppo fastidiosa, si spera, ovviamente. Gambe più possibile rilassate, rilassatele proprio, non andate a contrarre i muscoli. Dobbiamo fare l'esatto opposto di quello che magari a volte facciamo o meglio, quello che andiamo a fare durante l'allenamento funzionale, quindi non di contrarre, ma di rilassare il più possibile. Attraverso la respirazione, inspiro. Espiro, sciolgo e scendo giù. Inspiro, ritorno. Le dita puntano sempre verso l'alto, mai intravolutare le punte e cerchiamo di avvicinare il prima possibile la pancia, poi il petto e poi la fronte. Non fate mix strani. Inspiro, espiro, scendo. Inspiro, ritorno. Espiro. Inspiro. Es. Inspiro. Espiro. Inspiro. Ok, inspiro. Espiro, scendo e rimaniamo giù.
immobili. Non mettete tensione sul quadricipite, rilassate il più possibile e aiutatevi col respiro. Ok, ora torniamo leggermente su. Da qua camminiamo verso la punta del piede destro. Abbiamo mano, piede, mano. Dobbiamo pensare ad avere anche due forze, una che porta le nostre mani verso il piede destro, la seconda invece che spinge bene il gluteo sinistro giù a terra, non dobbiamo portarcelo indietro. Fermi qua. Tengo, tengo, tengo. Ok, passando sempre dal centro, vado qua e poi andiamo verso il lato sinistro. Ovviamente, cioè, è normale se sentite che da un lato andate più giù, vi è più comodo, più naturale in confronto all'altro. Abbiamo sempre un lato che è più flessibile, più mobile, più forte, quindi è normalissimo. Mi raccomando, cercate sempre di lavorare bene però su entrambi i lati, non solo su quello che è più facile. Ok, ritorniamo al centro. Ora da qua arriva il momento un po' più brutto. Appoggio una mano avanti e l'altra dietro al bacino. Piedi questa volta a martello, quindi flex, i talloni puntano bene verso il tappetino, verso terra. Da qua inspiro, salgo su col bacino, espiro, cerco di portare un goccio avanti il bacino e poi scendo giù sul tappetino. Cambio le mani. Punto i talloni, inspiro, espiro, scendo. Cambio, inspiro, espiro giù. In, espiro. L'ultima volta, o meglio, fin dove riuscite ad arrivare. Espiro, fermi, immobili qua. Ora cerchiamo di rilassare veramente il più possibile la muscolatura dei nostri quadricipiti, per quanto sia veramente difficile in questo momento. Una mano sempre avanti e dietro in modo da avere bene la schiena dritta, non andate avanti col busto. Fortissimissimi. Attiviamo bene l'addome. Cerchiamo di aiutarci con la respirazione per non farci prendere dall'affanno. Ok, ora portiamo entrambe le mani davanti e proviamo a scendere. Non completamente, ma arrivare almeno a 45 gradi in avanti col busto. Le dita puntano sempre verso l'alto, mi raccomando, non intravolutate. Ok, ora lentamente ricammino di nuovo indietro. Mano una avanti, una dietro. Porto piano piano il bacino indietro. Adesso per sciogliere piego e stendo le gambe e piano piano chiudo. Mai di colpo, con gentilezza, con delicatezza. Ok, farfallino un attimo, molleggiamo piano piano, andiamo a sciogliere. Chiudo e riapro. Vado da un lato, inspiro, espiro, ritorno. Ok, e ci siamo. Come andate ragazzi? Scrivetemelo sotto nei commenti e mi raccomando, come vi dicevo all'inizio, per migliorare la nostra spaccata frontale dobbiamo fare questi esercizi ogni giorno. Vedrete che piano piano i risultati arriveranno. Alla prossima. Ciao!